Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Per chi non mi conoscesse, molto piacere, io sono Roberta, questo è il mio canale e benvenuti. Allora ragazzi, il video di oggi è un video haul Primark. Ecco qui. Oggi ero un po' libera e quindi sono andata ad Arese, al centro, ad Arese, perché mi servivano alcune cose da Primark. Da Primark io prendo sempre mutande, insomma slip, mi trovo benissimo perché non segnano e quindi ho approfittato e ne ho presi di tantissimi colori. E poi ovviamente ragazzi sapete che quando andate da Primark sì, vi serve solo una cosa, poi prendete il mondo. Quindi tra cavolate e cavolatine varie comunque ho speso 100 euro. E niente, quindi bando alle ciance e cominciamo subito con il video. Allora, prima cosa che ho preso, perché lì poi comunque vi vengono in mente cose che vi servono, che andate magari trovando, che non avete. E poi arrivate lì e dite, ah cavolo, questo mi serviva. Ecco, questo è uno di quelli, cioè praticamente il porta iPhone per andare a correre. Cioè, questo si mette praticamente qui e correte, perché ho sempre tutte le cose nelle tasche e mi danno fastidio. C'era sia nero che fucsia, però insomma l'ho preferito nero, semplice, neutro. E niente, questo qui praticamente costa 3 euro. Poi della stessa serie ho preso anche il marsupietto, quello super piatto, vedete che non mi dà fastidio. E così insomma ci metto le chiavi e non lo so, quello che mi serve, perché comunque quando andate a correre vi dà tutto fastidio, almeno a me, non so voi. E niente, quindi io volevo da un po' di tempo questi marsupietti, li avevo visti anche da Decathlon, super piatti, però mi sono trovata lì e quindi l'ho preso. E questo invece l'ho pagato 4,50 euro, anche questo c'era sia nero che fucsia. Poi ho preso calzini, ovviamente anche da Primark, una spesa che faccio sempre sono calzini e mutande, ecco per intenderci. Allora ho preso il solito pack da 7 calzini, questi qui corti, perché uso sempre questi qui corti, con le sneakers eccetera, neri e poi hanno vabbè l'angolino grigio, bianco, grigio scuro, vabbè comunque super semplici perché li utilizzo tantissimo. E questi qui costano 3,50 euro. Poi adesso c'è la moda insomma dei calzini un po' alti, cioè mettere con i leggings il calzino un po' alto e niente con la sneakers, e praticamente quelli di Nike, di Adidas sono praticamente sold out ovunque. Io sono riuscita a trovarne un paio di Adidas, però purtroppo erano L, quindi magari adesso in lavatrice cerco di farli stringere un po', però comunque vabbè alla fine sono calzini, sono elastici, quindi vabbè anche la L può andare. E niente, quindi avevo visto poi anche da Primark questi qui, perché anche Nike li aveva fatti così tie dye colorati, però ovviamente sono sold out. E niente, quindi ho preso questi qui di Primark, quindi con la lunghezza media insomma, da mettere quindi su leggings con delle scarpe da ginnastica, quindi mi piace un po' come look. E questi qui costano 5 euro, sono due paia, uno con il viola e il rosa e uno con il verde e l'azzurro. E poi ho preso dei fantasmini, perché ovviamente quelle insomma d'estate con le sneakers basse, con quelle Converse eccetera, sono super comodi. Già li avevo provati l'anno scorso, sono veramente eccezionali perché non vi scalzano, quindi non se ne escono dal tallone, cosa super fastidiosa, perché poi si arrotolano tutte sotto al tallone, da un fastidio esagerato. Invece questi qua non fanno questo servizio, quindi li ho provati già l'anno scorso, mi ho trovata super bene, quindi ho preso un altro pacco quest'anno. Questi sono 5 paia e costano 4 euro. Poi passiamo al mare di mutande. Allora vi faccio vedere praticamente qual è il modello che appunto dico, lo fa anche Tezenis così, però questi di Primark sono veramente super super morbide. Allora praticamente il modello è questo qui ed è l'unico modello con cui io mi trovo, perché io ho i fianchi, mi segnano e quindi il modello è questo qui, è super morbido, non vi segna, come non averlo praticamente, e dietro è fatto così, c'è un po' per insomino. E niente, io prendo una M. Quindi l'ho presa in bianco, poi c'era anche diciamo con il pizzo, e quindi ho preso queste tre con il pizzo bianco, due sempre di pizzo però con questa specie di disegnino tipo leopardato, poi ho preso una caterva di nere, 1, 2, 3, 4, 5 nere. Poi ho preso una di questo colore perché è un reggiseno di questo colore, che è un grigiolino lillino.
Poi ho preso questo pack da 3, mi piaceva tantissimo il colore perché c'era rossa, corallo e fucsia, diciamo rosa shocking, quindi mi piacevano questi tre colori. Il pack da 3 costa 4,50, le altre invece singole 1,50 l'una. E vabbè, ho preso due pack di questi colori qua che d'estate carine. Poi ho preso una gialla, che comunque ci sta anche con l'abbronzatura, una giallina carina. E poi ho trovato queste qui colorate che mi sono piaciute tantissimo, le ho adorate, sempre stesso modello, base nera e poi tutte le righine colorate sul davanti. E di queste ne ho prese una, due e tre di queste colorate, carinissime. Poi, altro punto forte di Primark, i pigiami. In realtà ho 850 milioni di pigiami, però questo qui, non lo so, mi era piaciuto, era carino, era semplice, fresco e quindi l'ho preso al volo. E porta questo pantaloncino qui, da mettere sempre un po' a vita alta. Questo qui costa 6 euro, di H&M. E invece il sopra è fatto così, è un toppino, un crop top così, fatto a canottina. Anche io se ho preso una M, sempre 6 euro, perché i pigiami, ragazzi, devono essere larghi. Poi ho preso un pensierino a mia sorella, lei è super fissata, le piace tantissimo Stitch. E quindi c'era tutta la linea di Stitch. E vabbè, c'era la shower cap, quindi la cuffia, diciamo, per fare la doccia a forma di Stitch. E gliel'ho presa, lei è stata super felice, ovviamente. Sì, mia sorella non ha 5 anni, però, ragazzi, così. E questa costava 2,50 euro, quindi poco. Poi, altra cosa super utile che già avevo preso l'anno scorso in bianco e mi sono trovata stra bene, è l'air wrap, quindi praticamente l'asciugamanino per i capelli. Praticamente questo lo mettete, poi lo attorcigliate a turbante e lo legate dietro con il bottoncino. È super super comodo, vedete? Questa è la... Si vede la spiegazione. E niente, io ce l'avevo in bianco, l'ho preso anche in rosa e in nero. E questo costa 3 euro. Poi nella sezione sportiva, vabbè, a me non piace quasi mai niente perché io vado sempre di Nike e Adidas, sempre in outlet. Però c'era questo top che mi è piaciuto moltissimo, forse non è proprio per l'estate, forse è più comunque per l'autunno e inverno, però comunque mi piaceva e l'ho preso. È un crop top di questo materiale comunque tecnico e è a maniche lunghe, quindi comunque più invernale, però non lo so, mi era piaciuto, insomma, l'avevo visto di un bel tessuto tecnico, insomma, era qualitativamente comunque buono. E niente, questo l'ho pagato infatti 11 euro e ho preso una taglia M. Poi ho preso questo cappellino che mi è piaciuto tantissimo perché sapete che io sono in fissa con l'azzurro e poi comunque va tantissimo questo modello un po', diciamo, da pescatore. E niente, va il tie-dye, mi piace l'azzurro e quindi insomma questo cappellino aveva un po' tutte le cose che mi piacevano. E niente, insomma, è carino, se uno si veste un po' sportivo, anche comunque per andare al mare, in piscina, io a volte non riesco a sopportare il sole sulla faccia e quindi insomma il cappello mi serve per fare ombra, eccetera, poi anche se a volte vado in piscina non mi bagno i capelli per evitare di prendere un'insolazione, comunque il cappello insomma ci vuole. Quindi niente, insomma, ne ho qualcuno di paglia, però volevo questo qui, un po' alla pescatore che adesso va tantissimo e va tantissimo e questo l'ho pagato 6 euro. Poi altro passaggio importante che faccio sempre da Primark è nella bigiotteria per gli orecchini, praticamente per i cerchi. Sapete, io insomma sono matta per i cerchi. Ho preso questi due pack sia in oro che in argento di cerchi, questi un po' più spessi, che sono super carini secondo me. E qui ci sono 1, 2, 3, 4 paia praticamente di varie dimensioni di cerchietti e costano 3 euro in argento e in oro. Mi piacciono tantissimo e niente, li sfrutto un sacco, quindi. Poi ho preso quest'altro paio di cerchiettini argentati che pure mi piacciono tantissimo, sono un po' più particolari, questi costano 2 euro. E poi questi qui con gli strassini. Ecco qui, c'è cioè sia con diciamo lo strass normale trasparente, quello bianco e quello nero. Quindi anche questi sono carini, insomma, da tenere così per tutti i giorni e per metterne vari, perché comunque io qui ho tre buchi, quindi ne
diciamo, mi piace fare l'orecchio con i vari cerchietti. Poi ho preso un cuscino per viaggiare perché voglio tornare a viaggiare, ragazze. E niente, questo l'ho sempre voluto. Quando si fanno viaggi lunghi, io soffro tantissimo. Non so voi, sono super scomoda, non riesco mai, mai a dormire. E quindi magari questo ho sperato che mi potesse aiutare. Quindi lo vedo sempre, insomma, la gente quando parto e dico: cavolo, me lo devo comprare anch'io. E niente, ho preso questo qui in memory foam che costava 9 euro. Ragazzi, l'ennesima pochettina, in realtà non ne avevo bisogno, però questa mi piaceva molto perché era di nylon semplice, nera, non lo so, la trovo comunque super comoda per mettere il trucco, e anche se ho quella di Chanel, però comunque questa qui è bella cicciottosa, bella capiente, quindi niente, insomma, l'ho presa al volo così. Ecco perché da Primark poi 1 euro, 1 euro, 1 euro, alla fine si arriva a 100 euro. Comunque, questa l'ho pagata 5 euro. E niente, ragazzi, quindi per oggi era tutto. Il video haul è finito. E niente, quindi io vi saluto. Mi mando un super mega bacio come sempre. Ci vediamo al prossimo video.